Cioè, già si fa una fatica a far entrare i nostri amici online, se poi fa anche così il gioco che si ferma 3 volte, non... qua non ci passa davvero più, ragazzi. Cioè, quando voglio fare una partita... Ciao amici, allora purtroppo non si può assolutamente giocare online. Guarda Andrea, quell'altra volta che hai detto tu che lo disinstallavi, forse se l'hai fatto hai fatto una bella cosa, perché stasera è 3 giorni che non gioco online e non faccio stream e mi parte così il gioco, veramente ti dico la verità che mi fa girare le scatole. Però vabbè dai, rimane lo stesso sharder il nostro amico Marco in party. Sì, non voglio fare più niente di online, Andrea, guarda, ti dico la verità, guarda, mi ha talmente scocciato che lo... È perché viene un sacco di gente a vedere la Formula 1 e allora lo tengo ancora dentro, perché sennò sinceramente l'avrei già cancellato, ti dico la verità. Troppi problemi. Per la catena era bello, però sul gamba non è. Però come gioco di catena era bello. Sì, ciao Soundale! Alla fine è solo online la Formula 1, perché poi il resto è fatto bene. Servono dati concreti per elaborare Tranne che è la fatto strategia di male. gara. Ah, questo è Imola. Aspetta, che volevo mettere almeno le impostazioni. Il cambio che lo scelgo io. Manuale, ecco. Vediamo se funziona. Oh, lo sto scaricando, mi piace. Sì, è fighissimo. Ragazzi, allora domani sera abbiamo detto che facciamo Gran Turismo, quindi assolutamente Gran Turismo. Dopo ha scaricato l'amico Sharder anche Multiversus, ce l'ha anche Kevin, ce l'hanno tutti perché è gratuito ed è veramente veramente divertente. Quindi... Ah, sai cosa ti consiglio, Sharder, di fare il tutorial? Questi giorni sono un po' restio a giocare. Guarda, io c'ho un calo, no, non di voglia perché non è vero, però sto facendo un sacco di video e robe su YouTube. Ciao Vertex, amico mio, come stai? Grandissimo. Scusate ragazzi se sono stato assente questi giorni, ma mi sto godendo veramente le ferie, me le sto godendo alla grande. E stasera ho voluto riprendere un po' a fare il formulino unino. E mi è anche passata la voglia Vertex, che per 2 volte mi ha buttato fuori dal gioco con l'errore Amanda in assistenza lì, cos'è, accetta in via a giocare con Charles, quindi l'online non possiamo farlo insieme. Allora mi faccio un po' di carriera, che tanto devo finire anch'io la carriera, quindi non c'è problema. Ciao amici e amiche, come state ragazzi? Comunque l'amico Sharder è in party, ogni tanto lo Stai facendo sentirete un ottimo lavoro, ti stanno arrivando chiacchierare. dati interessanti. Ok, un Mantieni la ottimo lavoro concentrazione. addirittura. Il gioco di stavolta non fa comunque. Però Madonna, hai già tirato giù Multiversus? Eh? L'hai già tirato giù? Ah, Madonna, che linea hai? Sono 6 giga? Online è un giocaccio, sì. No, online Andrea, io chiederei il rimborso del gioco per l'online. Peccato che è un bellissimo gioco offline ed è bello, ed è veramente bello, fatto bene. Peccato che speriamo che non fanno la mod di Battlefield, che mo i server rimane una schifezza e andiamo così fino al 2023, insomma, speriamo di no. Questo mazzo è tipo di lui ma poco. Ma per cosa? Per Multiversus? No, è quest'altro una simulazione. Ah! Ah,
Ah sì, Construction Simulator, ragazzi, a settembre arriva, ragazzi. Una o due volte a settimana lo faremo, quindi anche se poi io spero che voi venite a vederlo, così ci divertiamo, vero Charger? Non posso andare fino quando lo gioco, è divertente questi. Noi speriamo che venite a vederlo, ragazzi, perché così ci divertiamo e a fare le costruzioni. Eh sì, orca miseria, questa curva qua a destra e a sinistra mi tira sempre un po' il scemo. Devo ancora comprare la bomboletta per sistemare il pedale, devo farlo anche questo, ho fatto altri lavoretti a casa, quindi ho avuto poco tempo. Uee, TM! Grandissimo! Allora TM, ho fatto un po' il lavativo da Twitch in questi giorni. Mitico TM! Sono stato a casa a fare grigliate e a casseggiare sul divano con un sacco di Netflix, Disney Plus, almeno me lo sono goduto veramente, perché sto pagando tutti gli abbonamenti ma poi alla fine non li vedevo mai. Invece in questi giorni li sto spaccando proprio. E poi andiamo a fare le passeggiate, andiamo in giro in bicicletta, sono andati in montagna, insomma un po' di roba. Adesso mercoledì se non piove, ma sembra che qui al nord, ragazzi, piove mercoledì. Stasera fa grandinato, non so da voi, ma qua ha fatto un 20 minuti di grandine. È stato un po' di disagio. Anche da voi? Mantieni la concentrazione. Ah, piace, va. Che è meglio, perché la grande ne fa toccare tanto casino, va. Ok, la prima volta che ho fatto bene sta curva, raga. Dai che c'ho davanti Ricciardo, spostati. Ma che fine ha fatto Ricciardo? Scusate ragazzi, ma l'hanno buttato fuori dalla scuderia, va via lui, cosa è successo? Hanno cambiato? Ci sei qualcosa, Sardel? Ricciardo? Riccardo lì, quello della macchina gialla, adesso non mi ricordo neanche più che cazzo di macchina, la Renault. L'hanno buttato via, l'hanno mandato via? Voi sapete qualcosa, raga? Cosa ha fatto Ricciardo? Perché mi sembra che ha detto che voleva un sacco di soldi, ma lo mandano via, mi sembra, dalla scuderia. Continua così. Allora, qui non riesco a capire che cosa devo fare. Ottimo giro centrato, ma che cosa devo centrare? Cioè non riesco proprio a capire perché fa così sto gioco e che non riusciamo a giocare insieme, perché è talmente bello. E poi far la campagna in due è anche figo, eh? Ah, 5 giri senza errori, ah ok, grazie Andrea. Sapete qualcosa di Riccardo, di Ricciardo, Andrea? Perché lo mandano via dalla scuderia? Allora, per fare Multiversus devi fare il tutorial, eh? Quindi se vuoi farlo, che hai tempo adesso, se hai voglia, fatelo, se no fallo quando... Perché se entri dentro e dobbiamo giocare, devo aspettare mezz'ora che fai il tutorial, non ci passa più tarde. Così vedi anche se ti piace il gioco. È fortissimo. Ci sono tutti i personaggi Steve Universe, tutti quelli lì, insomma, Taz. Perché fa rima con Bat? No, Andrea! Vedi cosa ha scritto Andrea? Andrea! Oh, programma terminato. Che farina, bomba. Abbiamo ottenuto molte informazioni. Andrino. Mi mancavi, ti dico la verità. Fai bravo. Fai bravo, se no Charles ti dà due sberline virtuali, due sberline virtuali. No, c'ha ragione Andrea. Oh, adesso cosa devo fare? Vediamo un attimo. Poi su Formula 1 lo sentivo anche, adesso sul Gran Turismo ho sentito meno il pedale
con la problematica del freno l'ultima volta che ci ho giocato. Però qui lo sentivo di più e con la grande idea che ha avuto Andrea di darmi ogni entrata in curva per risparmiare il massimo del carburante pur mantenendo al minimo il tempo sul giro. Ah, carburante allora qua. Mi ha detto di mettere il pedale del freno su sulla frizione e sta funzionando. Adesso sto aspettando le bombolette, ragazzi, appena mi arrivano da Amazon, ma non perché Amazon sta tardando, perché sto tardando io a comprarle. Basta, arrivato, non si sta vedendo. Sono stai facendo la Porsche? Il design? Certo. Ah, grandissimo. Questo è il primo, questo è la tua, il tasto a due, la tua. Ho un problema al motore! Che bello! Dov'è che lo vedi? Ah, nell'angolino in basso! Oh, porca vacca! Vai, si quadra pure senza motore, tanto di rimasto. Ma sì, ma andiamo anche senza tanto, cosa farà mai il motore? Io ho appena radiato con la Ferrari, io avevo visto questo. Questo mi vale con la penalità perché ultimo al turismo. Mamma mia. Qui mi sa che la prossima devo cambiare il motore, eh. Mi sa che devo fare un cambio. Non mi sembra che ho consumato poco, eh. Allora, guarda come mi viene 55 freni 50. Dov'è che lo cambio? Dal gioco posso cambiarlo? Allora, frontali 50 ha detto, differenziale cos'è che hai scritto? Differenziale 55. Ok, proviamo. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Ok, grazie, proviamo. Ok amico mio, grazie Andrea, adesso proviamo questa. Ma come si fa ad arrivare sul viola a non consumare niente? È impossibile non consumare nulla. Io posso cambiare anche appena. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti Formula 1, siamo a. Sì, è la pista Imola ragazzi. Sto facendo il test della Benza. Comunque sta curva qua non la imparo manco a farla 100 volte. Ah, proprio tipo passeggiata. Ok, non è andata bene a sufficienza in quel giro. Si tenta. Ah, risultato troppo lento. Beh, sono uscito. Il non cambiare su di giri è meglio, né? Ciao amici, come state ragazzi? Grandissimi, iscrivetevi al canale! Drums, Marco Drums Games. No, ho un problema. Ma me lo sistemano quando torno in box? C'è un problema. Non riesco a capire, l'ha detto Andrea perché ha visto qualcosa. Ma io non l'ho mica visto quale problema c'ho. Torno in box. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? E ragazzi, il mitico in party Shard Design è qui con noi stasera. Porca loca! E ho tirato dritto. Ah, ho un problema perché c'è una chiave. Devo sostituire qualcosa, è vero, c'è la chiave cacciavite. Andate a guardare meglio la cacciavite. Beh, finisco il giro almeno ho finito e poi rientro subito ai box. Non siamo riusciti a ottenere. Ok, uno schifo il giro. Riprova, vediamo se mi riparano qualcosa. Non mi stanno riparando nulla.
Quindi che cos'è che potrebbe essere? Dove lo vedo le problematiche? Info sessione, guardati intorno, è la pista. Perché non mi riparano il motors? Ciao ragazzi, come state? Allora, le gomme. No, non mi riparano niente, raga. Come mai non me lo riparano in mezzo? Dipende che danno. Forse è il motore o roba che devo cambiarlo da fuori, vero? Se è un motore devi cambiare... Devo la power unit proprio. Per prendere i piedi. Porca no. Guarda là, Andrea. Questo test è incentrato sulla gestione gomma. Prova a controllare lo slittamento in ogni curva e presta particolare attenzione ad abbassare la potenza al punto di corda. Abbassiamo la potenza al punto di corda. Ok, dai, ce la facciamo. Queste sono il test delle gomme. Quello della benza non ce l'abbiamo fatta, eh. Forse ho frenato un po' troppo. Sta arrivando adesso, guarda qui. Guarda qui. Minchia, come butta giù due marce la Formula 1, raga. Si va in terza, poi si butta in seconda e si dà gas. E si dà gas. E si dà gas. Gas pieno. Ragazzi, non siete... completato, hai fatto un buon lavoro. È fastidio, non so cosa ho fatto. Ho fatto già tutti i test in un giro. Grande Drums. È quello della benza che è un casino, eh. Quello della benza è veramente 4 minuti, non si può fare nulla. Vabbè, fa niente. Ma quella della benzina pure ogni tanto. Cacchiarola, quella della benzina è tosto, eh. È tosto. Ok, vediamo un attimo, perché io tra un po' farò alla fine della sessione, con i primi 1.23, grande Drums, 50% sono messo, eh. Era proprio quella gara là di settimana scorsa che era un disastro, è stata un disastro, 2 settimane fa ormai, quella lì che hanno fatto... Allora, vediamo un attimo, forse, allora, previsioni del tempo, anteprima, non mi interessa, allora, vediamo un attimo, rivalità... aerodinamico, telaio, qui bisogna che faccia qualche modifica, eh? In fase di... Ciao Manuel! Grandissimo, come stai? Ciao Manu! Grandissimo! Allora ragazzi, io ho fatto un po' di... Ah, eccolo qui, forse è qui che me lo dice. Allora, io... Bene, perfetto, perfetto amico mio. Allora, motore combustione interna... 71%, credo che è questo, vero? Sì, devi cambiarlo. È giallo. E anche l'ultimo. Che era il cambio. Ok. Ok, ok. Allora, Manuel, io ho optato per fare un po' di tranquillità nel wheeling in questi 3-4 giorni e non ho streamato. Però ho fatto un bel po' di video YouTube, se volete vederli, ragazzi. Gran premio, Made in Italy, dell'Emilia. Emilia Romagna, ho fatto 2 giochi, li ho finiti e li ho postati, quindi se volete vederlo potete andare online, eh? Allora, perché non mi fa andare? Allora, asciutto, va bene, cosa? Va in pista. Oh, in pista così proprio mi fa andare, va bene, sono d'accordo.
quindi ho fatto quel tempozzo senza avere il cambio andato e il motore andato, eh? Bello, 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 ho fatto un bel tempozzo, eh? Allora ragazzi, stasera dovevo correre con l'amico Charder che sentite in parte, l'amico Marco, purtroppo si è bloccata la live due volte all'inizio, con il proprio errore di gioco che mi è uscito fuori, che manda il report, e quindi non... È vero. E quindi niente, non è rimasto in parte il nostro amico Marco. Ciao Marco, grandissimo! Però senza... grandissimo. Orca Lochina! Oh, ho preso lunghissima, l'ho presa. No, Verstappen davanti. Ho fatto meglio la S. Ciao ragazzi, ciao amici, come state? No, ma come si fa a prendere una curva così? Ma come si fa a prendere una curva così? Vediamo se riusciamo a star davanti al mitico Verstappen, ma non credo ragazzi, non credo, ho fatto una curva. Ciao Kevin, primo! Ce l'ho fatta! Giochi Kevin? Vabbè, tanto non funziona. Ci ha abbandonato Formula 1. Ci ha abbandonato Formula 1 Kevin stasera. Incredibile. Sto facendo la livrea per la spada porta. Mizca. Il Charder sta facendo le livree, raga. E ce n'ho già due già fatte, vero Charder? Quindi questa sarebbe la terza. Incredibile. Ah, non giochi. Però se giochi domani possiamo fare qualcosa. Ma tu ci sei per caso, Charder, domani? Magari ci facciamo nel pomeriggio un Farming Simulator o una roba del genere? Un multiversus. Pomeriggio ci sono. Ok, dai, dai, poi ci sentiamo su WhatsApp allora. Anche te, Kevin, ci sentiamo così magari facciamo una live nel pomeriggio, fatta un po'. A farm, alla grande. Posso continuare la nostra la farm rig? Ho sistemato per sì. Dire le cose. Infatti, infatti, ho detto che va bene, va bene. Possiamo fare Farming Simulator e anche, visto che ce l'abbiamo tutti e tre, facciamo magari un'oretta e mezza, due di Farming Simulator e poi possiamo fare un'orettina di multiversus, eh? Poi se Multiversus funziona possiamo anche farlo alla sera, ragazzi. Lo portiamo come gioco principale, eh? Io direi, dai, dai, possiamo fare una roba del genere domani. Io ho preso altri tre giochi oggi, quindi dovrei portarli anche loro in su YouTube. Ok, allora manca questo, eh? Manca la gestione del carburante per avere tutti i punti a disposizione. Si fanno queste cose, ragazzi, prima per imparare la pista, seconda per avere tutti i punti a disposizione per poter far crescere la propria scuderia, perché noi siamo dei tarant, diciamo, ci abbiamo la scuderia un po' gnè. Diciamo che mettendo il livello di difficoltà al 50% riusciamo a dargli paga, però neanche tanto così facilmente, eh. Poi pian pianino, man mano che vinco i campionati, lo portiamo sempre più alto il livello dei concorrenti, fino ad arrivare al 100% che ci dobbiamo smazzolare con una macchina del merda, una bella Ferrari o una... Che poi tra l'altro l'anno prossimo, ragazzi, ci sarà... Oh, Bottas! Incredibile! Ci sarà la Red Bull Porsche, da quello che... dagli ultimi che ho saputo, no? Perché la Porsche ha comprato non so quanta, se metà o quanto, della Red Bull, quindi... È entrata la Porsche, sì, è entrata la Porsche, ma comprando proprio la scuderia, eh. Non è entrata solo dando il motore e via. Okay. Da quello che avevo letto, sì. L'ho proprio comprato, non so se il 30 o 50% della scuderia, quindi comanderanno loro. Può essere che sia un progetto bello tosto, eh. Perché se comprano mezza scuderia vuol dire che vogliono vincere, non è che entrano dentro per fare i scemi, capito? A dare il motore e basta, che gli pagano i motori. No, lì è questione proprio che vogliono entrare. Poi magari, che ne sai, te che entrano così e poi tra un po' di anni faranno Porsche e basta. Tolgono Red Bull e rimane solo Porsche. Potrebbe anche essere, come la Mercedes. Porca miseria, Magnussen! No! Magnussen, ma dai! La Ferrari si ripiglia. Ma guardate che cosa ha combinato Magnussen! Ma
Porca loca, ma come okay, cavolo prendi? Magnus, abbiamo ottenuto i dati necessari. Sarà Ferrari dovrebbe fare la verticale. Di nuovo, speriamo, speriamo. Guarda, la speranza è l'ultima a morire, mi dicevano sempre tutti. Anche mio papà, mio zio, la speranza è l'ultima a morire. Quindi speriamo che torni in pista. La Ferrari. Capisci? Quindi. Ok, guardate che belle le animazioni, comunque le animazioni le hanno cambiate molto in maniera bella, Contenti i meccanici. Ok. Abbiamo contenti i meccanici, hai ragione, hai ragione. 40 secondi di duro lavoro gli faccio fare. Ok, sì, lo so, contenti loro. Infatti, i meccanicini. Sì, ma Magnus, l'avete visto come frena? Dai, raga, ma come cazzo freni? Cioè, scusami, dai. Oh, c'è un altro davanti, c'è un altro davanti. Vedete che è colpa tua. No. Assolutamente, colpa di Magnus che non si frena così. Se mi sentite, un po'. Allora, adesso c'ho Ocon che sta facendo una frenata dubbia. Poi quando accelerano, porca loca. Guardalo, guardalo! Adesso gli andrò addosso, sicuro! Dai, levati Ocon! Ok, ce l'ha fatta forse. Porca... Qui ho sbagliato io, raga. Distrazione per colpa di Ocon. Sembra che il giro è buono, è molto buono il giro. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Buon Ferragosto a tutti, buon Ferragosto a tutti. Albon, lo sapevo io che frenava. Buon Ferragosto, è vero, anche te Marco, grandissimo. A parte che ci siamo già dati buon Ferragosto oggi, però. Il live no. No, quel giro non era ben eseguito, devi migliorare. Ma cosa vuol dire quel giro non era eseguito? Meccanico, non era ben eseguito, ma io ti taglio le orecchie. Ma come fa a essere ben. Scusami, era un giro quasi top. Oh, comunque non nessuno mi ha ancora risposto Ricciardo come mai lo mandano via, Non lo sa nessuno probabilmente. Forse ha fatto arrabbiare chi non doveva. Non rispondono ma non mi hanno detto nessuno di Ricciardo. Zaneboy, ciao Zaneboy TV, grandissimo, come stai? Non credo. Dai che poi a settembre torniamo tutti, ci sarà anche Giulia, ci sarà Toradin, ci saranno tutti gli tipo Alex. Dobbiamo anche cercare, magari se ci piace ragazzi, di giocare ad Ark, perché ho visto che funziona e poi magari riusciamo a fare anche qualche live insieme. Cazzarola, scusate ragazzi, mi appunto un zanzara. Riusciamo a fare qualche live insieme a Kitsune, magari viene a fare qualche live, perché ho visto che sempre se risolviamo quel problema dell'audio. Anche adesso non sento che è doppio, dovrebbe essere migliorato un po'. Ragazzi, ma nella live si sente bene o sentite doppio la mia voce? Si sente bene, eh? Allora vedi che è una questione di PSN, non c'entra niente il nostro microfono. Niente, questo test qua, raga, non lo finiremo mai, non riusciremo mai a farlo.
farlo giusto. Raga, se volete vedere la livrea, oh, se volete vedere la livrea andate su Gran Turismo e vedete la livrea di Charger Design in anteprima, se no la vediamo domani sera. Domani sera vi aspetto ore 21 tutti insieme che andiamo a vedere le livree e giochiamo, eh. Poi se c'è anche Charger e Kevin ci facciamo anche un online insieme, perché domani c'è sia Charger che Kevin, eh. Non so se ci sei la sera Charger, ma se ci sei facciamo un online. Tipo per la sera di farci sapere. Va bene. Al pome facciamo quella roba che abbiamo detto, la sera mi fai sapere se ci sei, eh? Magari alle 10, insomma, alle 10:30. Ok. Ma tu sei ancora a casa in ferie, giusto? Sì, siamo in ferie la mattina, quando c'è una festa qui da noi, quando vedo tanti famosi. Ah, che è ferie? Vabbè, non si può dire. Che scanta di giorno? Si può dire? Noemi e... Ah. Abbiamo raggiunto gli obiettivi del programma. Fico, ma lì al vostro paese? A fare la mattina, perché la mattina? Siamo il campo, quella cosa lì. Siccome abbiamo campo noi qua sotto, vicino alla pista, allora. Fico, ci sta. Allora ragazzi, non è andata bene, non è andata bene nel senso... La villetta, un passo da me. Cioè io scendo sotto, là ci sono di... Ma è una festa privata o lo fa il comune o la Proloco, roba del genere? No, no, festa comune. Cioè è una piazza grande, ma noi stiamo... Fico. Oh, manda qualche foto domani. Domani va. Su WhatsApp. Okay. Ripassiamo le prime 27, tre posizioni. Andiamo a fare il... giro veloce ragazzi. Oh, guarda qui Filippo Grugio, ho scelto come state muti un ragazzo di periferia 7, livello 7. Eh sì, tutti muti, tutti. Io ho scelto il coso di tutti muti. Ah, livello 7, vedi? Incremento fama combinato, bravissimi ragazzi, stiamo crescendo come scuderia, eh. Allora, giro sprint a Imola. Vai subito, con la pioggia, bello, fantastico direi. Brutto la pioggia. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissimi. Allora, ci facciamo il giretto sprint, con la pioggia, non ho mai provato con la pioggia. Anche se oggi correrai con la sulla pioggia. Pista di casa. Via! Come è partito a fuoco Verstappen! Anche Perez mi ha dato paga, raga. Porca. Non posso perdere. Dagli troppo, eh. Non posso dargli troppo corda perché se se ne vanno non li prendo più. Vai, 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 dai gas. Come vanno via, come vanno via. Porca loca! Bene! Ma porca loca! Perché hai frenato così tanto, amico mio? Ciao amici e amiche, gara entusiasmante già, piena di imprevisti e cose strane, eh? Perez mi ha inchiodato davanti. Piove a dirotto. Non avevo mai provato con la pioggia, chiaramente quando mi fa la gara sprint piove, non ha trazione, pochissima trazione, eh. Verstappen grandissimo, ha fatto il giro veloce, faccio fatica a prenderlo. Marchito
Non sbagliare, che Verstappen se ne va se sbagli. Ok. Lo stiamo campinando Verstappen. Dai, del gas. Come è andato via. Come va via. Sbagliato marcia, raga. Come è andato via. Con l'acqua è veramente tosto, eh. Vai. Compressore agli sgoccioli. Tutti e tre abbiamo fatto il giro veloce. Ma come turbo compressore? Ma sei serio? Si è scassato il turbo compressore? No. Ma no, Verstappen, non mi devi inchiodare così, amico mio! Ah, non tiene più. Vediamo se riusciamo ad arrivare secondi, raga, dai. Se riusciamo ad arrivare secondi è già un miracolo. E credo Perez che è qua, eh. Non tiene, amici. No! Sì, potevo usare il flashback, non me lo ricordavo più. Facciamogli commettere un errore. Facciamogli commettere un errore, ha detto. Rottura? No! Porca miseria, si continua a rompere sta macchina, raga, è peggio di una Subaru Baracca. Va che va dritta! Fai la brava che c'è dietro Perez! Adesso la gente qua che vogliamo fare? Che altro vuole? Che cosa si potrebbe. Dai, secondo con un'ara rotta, ragazzi, ho fatto un miracolo, eh. Allora, io che cosa possiamo fare che non abbiamo di là? Nel senso, possiamo fare una Genesis, possiamo fare qualche, come stavo dicendo, con il nostro amico driftatore Loki, che possiamo averne una per continente, nel senso, per la Corea facciamo la Genesis, no? Hai capito cosa intendo? Magari se ce n'è una che non abbiamo fatto. Io credo che la Corea non abbiamo fatto nessuna macchina. Una Toyota l'abbiamo già fatta? Vediamo come si presenta. Dalla GR-Tello. La mia. Si potrebbe fare una Genesis. Io la farei, sinceramente, è una bella macchina e coreana la Genesis. Poi farei, non so, e farei un'americana Sharder. Una Viper o un qualcosa di americano, sì. Ci manca proprio l'americano. Viper non è male, eh. Vedo che anche la ragazza che era entrata quella sera là, ti ricordi, Giulia, usava la Viper lei. Ma non so come fare, perché se prendevo quella Viper non farrevo come la sua. Io credo perché? Non lo capisco, tutto. Ah, interessante. Perché c'è più... Perché tu hai preso la stessa macchina sua ma non te la faceva fare, non ho capito? Roba del genere? No, perché se lo usavo io, mi pare strano che da ferma ci recuperava, non so cosa ho perché la Viper. Ah, è bella, è brava, sì, amico. Saprà modulare bene i piedi,
Anche perché noi sbattiamo il blocco dei, come si dice, il blocco dei, di tutto, quindi è andato male. Dobbiamo provare, dobbiamo fare come col Porsche, dobbiamo prenderne una, fare la livrea e poi corriamo tutti con quella macchina lì. Anzi, io ti direi che se la fai invece della Genesis stasera, fai la Viper, domani sera la proviamo, però prendi una GR4 Viper che viaggia, nel senso, capito? Una merda. Prima di iniziare rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. Ah, non ce l'hai. La giovane superstar Max Verstappen parte dalla pole position. Ragazzi, Marco Tramsdins ha fatto così a me Max Verstappen. Hanno lo stress del pre-gara quando andranno a posizionarsi sulla griglia. Beh, immagino che comincino. Guarda, l'auto lo solo line, non vanno. Ok, ragazzi, ok, 5 giri. Charver sta partendo. No! Sono partito in ritardo, porca loca. Adesso non mi deve sfuggire, eh. All'interno, superato Perez all'interno, raga. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, amici. Dai che arriviamo a 630 entro magari domani sera, grandissimi. È gratuito iscriversi, dai, grandissimi, iscrivetevi. Che ti vengo a prendere Verstappen, adesso non c'è il bagnato, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, come state? Buon Ferragosto a tutti. Orca loca, gli ho dato un bacino. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi subito, grandissimi. Ma che roba, ma che roba. Mi ha buttato un po' fuori, raga. Ok, bel sorpasso. Grazie, mezzo fuori, però sì. Diciamo che Verstappen non è che mi lasciava tanto spazio, eh. Stare attento che sono andato nel prato. Dai, 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 dai che gli diamo un po' di paghetta. Hai registrato il miglior tempo. Ho un problema al motore però, mi sa. È vero, Charver, cos'è che gli hai detto prima? Un problema dove? Ho un motore lì. Motore, eh? Quel simbolo giallo, vero? Sì. Ma se l'ho riparato prima, cosa può essere? Ho riparato il cambio e il power unit. Vuol dire che non avrebbe proprio il giallo. Che cos'è che si può essere rotto, Andrea? Secondo te? Ho visto che sorpasso, che sorpasso Verstappen in esterno, un po' fuori, perché sono finito un po' fuori qui, però. Grande Zorri vuoi! Stare attento a sta curva, a quella S lì, perché è terribile. Buonasera. Grande Charter.
molto bella Imola, eh. Imola è un mix tra veloce e tecnico, è molto tecnica Imola. Turbo compressore agli sgoccioli, ha detto il meccanico. Turbo compressore. Bene, ma non benissimo. Hai un po' di fare il turbo. Col suo meno, dai, meglio. Istega, questi motori qua senza il turbo praticamente sei fermo, eh. Andrea, turbo compressore che mi si sta scassando. Ciao amici e amiche di Twitch, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, grandissimi, grazie, è gratuito e vi ringrazio tantissimo che arriviamo a 630 iscritti, dai amici. Eccola qua, fatta bene, una volta fatta bene, bravo Dram. Vediamo se anche quell'altro lo facciamo bene. Allora ragazzi, io lascio il cosino qui sotto perché non me le ricordo. Sono troppo... Non sto giocando tanto al Formula 1, quindi le piste faccio fatica un po' a ricordarmene. Ecco perché lascio le freccette. Potrebbe Andrea qualche sera giocare a Assetto Corsa Competizione, cosa ne pensi dell'idea? Grande, così si fa, sta curva. Quello non lo scarica troppo, dai, tanto non ci giochiamo adesso, ci metti un attimo a scaricare di te. Ci sta, perché no, dai, lo facciamo scaricare anche a Charles, dai amico mio, scaricalo anche tu. Dopo. Devi? L'ho fatto pagare. Pagare? Assolutamente fantastico. Non ho fatto avanti quello... No, non hai fatto l'extra. Ma se fai l'abbonamento extra ti costerà una cazzata, eh. A me è costato 17 euro passare da l'abbonamento che avevo prima Plus a quello Premium. Perché ti fa il conto di quanto ti manca, no, Charder? E poi ti fa fare solo l'aggiunta, no? Quindi non so, per dire, te scade a dicembre, ti farà 22 euro, ecco, quello che è. Dopo l'anno prossimo ti costerà 70, un anno, a marzo, quindi fai una, penso, 25 euro di aggiunta, eh. Però tu devi calcolare che hai dentro quasi 150-200 giochi in più, eh. Assetto Corsa Competizione, che andresti a pagarlo, ce l'hai dentro, c'è dentro un sacco di roba. Adesso mettono Yakuza. Non so se hai sentito che adesso, mi sembra settimana questa, venerdì questo, tutti i giochi della Yakuza. Quindi già solo quelli costa 40 euro solo uno. Dai, così fai il premium, te lo scarichi gratis e giochiamo anche a un altro gioco per non fare sempre gli stessi due, Formula 1 e Gran Turismo, anche se comunque ragazzi sono i nostri... Ormai costa 30 euro con i DLC, o anda solo costa 20 euro, eh sì sì Andrea, infatti Andrea se l'è comprato. Però stavo dicendo a Charder, se lo prende con l'extra e c'ha anche 100 passaggiochi in più, no Andrea? Cioè, alla fine non è male, invece che proprio comprare il gioco che poi magari non gli piace. Poi magari si fa l'extra, l'anno prossimo non vuol far più l'extra, se lo compra, se ci gioca. Perché tanto è stato corsa competizione, ragazzi, non sarà un gioco che faranno, cioè lo tireranno avanti con i DLC, lo miglioreranno sempre, lo tireranno avanti, non ci sarà stato competizione un altro, ecco, tanto per dire. Agostini è stato attento vicino alle altre vetture. Però non è che prendo. Esatto. Diciamo, allora, assetto corsa competizione è simulazione.
se sbagli una curva sei fregato, se sbagli Gran Turismo diciamo pure, sbagli una curva lo uso pure. Sì, bravissimo, però è ancora di più, per farti capire, è ancora più, capito? Quindi devi calcolare quello, per quello che io ti consiglio, fai l'extra, così hai un sacco di giochi dentro e tanto e ti scarichi anche quello lì che è dentro, ti scarichi gli Yakuza, ti scarichi insomma un bel po' di roba che non è niente male. E poi lo vedi, se ti piace, quando scadrà l'extra, se non vuoi più farlo, te lo compri. Tanto, se adesso costa 30 euro e 20 euro il gioco normale, 30 con i DLC, figurati fra a marzo dell'anno prossimo te lo regalano. Cioè, capisci quello che voglio dire? Sì, no? Se poi ti piace tanto, se non ti piace, ti sei fatto 6-7 mesi a giocarci gratis, chi se ne frega? No, il piacere mi piace, però Francia di più Gran Turismo. Però per giocare non è un problema, giocare. Eh sì. Allora, l'hot lap, ragazzi, l'autocross, che cos'è l'autocross? Autocross, proviamolo, dai. Proviamo l'autocross su Formula 1, visto che io facevo best lap. Allora, Miami, crypto.com, crypto sarà roba di criptovalute? Dicevi, amico mio? No, speriamo che non sia qualcosa tipo da fare gincana, eh? Se non mi sbaglio, con le auto. Sono le? Le auto. Le auto. Oh. Oh, cazzarola, tipo gincana. Tipo gincana. No. E quello che lo prende. Ah. Catorca, caspita raga. Ah davvero? Ah ok, perfetto. Ma che cono, dai. Sì no, prima queste macchine qua era davvero una cosa ridicola. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissimi. Ah, devo fare tutto il giro, eh. Amico mio, già sto Miami. Ah, devo andare più piano, dici? Ah, ok, quindi non serve andare veloce. Serve prenderli. Ok, dai, allora facciamo come dice l'amico Andrea, che io mi fido sempre di lui. Non ho ancora messo a posto il volante, Andrea, il freno, eh. Quando lo metterò a posto poi vediamo anche se riusciamo a fare quella sfida là che abbiamo detto. Vediamo se ho preso l'oro o non lo farò mai più, se no la rifacciamo. Non riuscito, benissimo, bene ma non benissimo, l'autocross non sono riuscito. Lo rifamo, dai, mi fai rifare, non si potrà rifare mai più. Cosa è successo? Ah, non si può rifare, benissimo, benissimo, riavvia, sì che si può. Allora, diciamo che la prima parte l'ho saltata tutta, eh. Autocross, ecco, diciamo che per... Dai, metti prima, vai! Go, 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 go! Oh! Non l'ho mica visto. Cacchiarola! Va bene qui. Sono proprio saltati a brutto brutto, eh. Dai. Ma qui che come li hanno messi, oh. E 1,27. Ciao amici
di Twitch, abbiamo fatto l'autocross a oro, McLaren, grandi drums. Grazie Andrea, grazie Marco. Però solo perché mi ha dato una mano l'amico Andrea, perché sennò avrei fatto un casino. Mi ha detto vai piano. Meno male che ho messo. Sì. Oh, 1.27, si può vedere, visualizziamo i replay, perché questa è stata una cosa incredibile. Adesso allora, no, guarda l'aiuto, fatti dare 10 euro con l'aiuto. No, 10 euro troppo. Ma non si vede da fuori? Mamma mia, ma perché fa così sto gioco? Perché fa così sto gioco? Perché non mi fa vedere da vista da fuori? Ah, ecco c'è. Stavo dicendo già gioco di merda, invece c'è. Eccolo qua, guardate, come una libellula Marco Drums Games, guarda qua, destra, bellissimo, bellissimo. Grande, grande. Italia. Sta facendo dei risultati pazzeschi, ragazzi, agli europei. Non so se avete sentito. Oro a manetta. Grandissimi. Solo al pallone non siamo... A pallone ultimamente stiamo andando un po' scarsi, ma secondo me perché stanno mettendo troppa gente che viene da fuori e non si riesce a avere affinità tra i nostri giocatori. Comprano troppa gente da fuori, troppo forte, vedi tutti i vari... Adesso io non so neanche i nomi perché, come sapete ragazzi, seguo pochino il calcino e sto vedendo che prendono un sacco di gente, i più bravi, poi alla fine i più bravi va bene, ma fino a un certo punto. Poi se non sanno giocare insieme... Ieri il nostro Lecce 2-1, porca miseria. Hai perso? Abbiamo fatto 1-1, poi 2-1, hanno vinto loro. Pensate. Però ci meritavamo. Abbiamo trovato un bel. Lì bisognerebbe mettere tipo. Allora, ragazzi, io capisco tutto, ma io metterei tipo un bonus malus per i giocatori di calcio. Allora, quando vanno bene, gli diamo un aumento, quando vanno male, gli togliamo i soldi. Cosa ne pensate? Non è male, eh? Bonus malus. Così giocherebbero sempre. Così giocherebbero sempre invece che qualche partita magari stanno lì a cazzeggiare piuttosto che... Come le assicurazioni, no? Che uno perché va in malus non fa disastri, quindi c'hai una motivazione in più per non andare a sbattere, no? Ok, Miami... Non è la mia pista, amici, non è la mia pista. Miami è quasi la odio. Ciao amici, come state? Non mi piace. Allora, è bella, però la parte finale non mi piace. Quella S finale così lenta non ha alcun senso per me, capito? Mi sembra il go-kart, non da Formula 1. Perché hanno fatto quel pezzo così? Oh, magari adesso riesco a farlo bene e poi diventa la mia pista preferita. Come conserva carburante? Ma sono qui a correre io e qui il mio team mi dice che devo conservare il carburante. Ma perché? Ma pagate sto carburante? Ah, beh, effettivamente con quello che è salito il costo della benza. C'ha ragione anche il team, c'ha ragione. Se no poi non comprano più le patatine da mangiare con la cosa gasata la sera, non me la comprano più. Allora vediamo di risparmiare un po' di benzina così mi comprano le patatine. Se no me le comprano più. Grande, non l'hanno già detto. È da prima, vero? Sì, questa è da prima, Porca miseria, ragazzi.
Io non ho cambiato quello che dovevo cambiare, ragazzi. Mi ero dimenticato di cambiare il turbo compressore. Incredibile. Ecco perché allora. Bello che non me l'ha detto da fuori il gioco, eh. Potrei ricordarmelo, ma chi se lo ricorda? Stai facendo un ottimo lavoro, ci stanno arrivando dati interessanti. Mantieni la concentrazione. Ok, va bene. Ho una macchina che mi può esplodere sotto il culo, però io mantengo la concentrazione. È un turbo compressore che esplode, insomma, non è il massimo. Vabbè, vorrei avere solo il capo puntato. E poi come faccio ad andare al mare? Culo io. Ti metti la cremina. Ti toccarla quando vai in ciclice. E solo che succede? Ogni solo un po' di è esploso 86.000 gradi di, sotto il culetto. Troppo lunghe le marce. Ah, il differenziale ancora. Ogni volta bisogna farlo, Andrea. Mamma mia, che palle. Adesso lo facciamo, eh. Andrea, licenziamolo. Allora, cos'è che mi hai detto che non me lo ricordo, Andrea? Freni 55? 45? E differenziale 50. 55? Ottimo giro, hai centrato quello che ti chiedevamo. 50 freni, 55 differenziale. Porca loca. Ok, fatto. Ma non si può mettere tipo impostazione che rimane sempre salvata? Il terzo giro è quello top. Stai facendo un ottimo lavoro. Dati interessanti. Mantieni la concentrazione. Ah, torno ai box. Posso tornare ai box, eh? Vabbè, ma facciamo un giro perché mi serve. Per imparare la pista. Posizione terzo, quinto. No, quinto? Come quinto? Primo. No, lo fa radio forte anche quinto. Come sto quinto? Grande, grande. Sono seppito con primo? Io vedo uno. Oh, mi stai confondendo, Charles, smettila. Che già sto andando a 325 all'ora su una pista che non conosco. No, devo solo per io tipo per Groove. No, no, dai, Groove, dici, no, Andrea, ma no, dai, ma che delusione. Ok, sei bannato, dai. Groove, dice, dai, il mio coso, che, ma no, ma io, ma sì, comunque è bravino anche lui, un po' di tifo bisogna averlo. Però, dai, tu no. Per Marco Drums Games, raga. Vabbè,
non fate di questo di banno, perché no, massimo di ballare. Qui banniamo tutti, ragazzi, stasera. Deve essere un altro tipo di serata. Un video qualcosa di diverso, non vedo. Ecco, bravo. Oh, Marco Sainz Games, bravo. Urca loca! Ah, Ocon, Andrea. Ma vaffanbrodo, Ocon. Adesso devo fare... Devo far lavorare i meccanici. Adesso mi odiano i meccanici. Diranno, Marco Trans Games, sei sempre quello che rompe gli alettoni, tu. No, ma fai una specializzata su moto, vediamo di cosa. Basta Ocon, no. Non oh, Con, scusami! Sì, ma mi hai buttato fuori, amico mio! Cioè, questo mi butta fuori e niente. Allora le penalità non le dà il gioco, comunque. Già visto questa cosa. Ecco, Con. Stai dietro. Ce la stiamo facendo? Sta faranno i ragazzi 200? Vediamo quanto... 1000 gradi freni, 1000 gradi raga. Adesso si stanno già raffreddando 600 gradi. Ok, test completato. Okay, test completato. Lavoro. Grazie. Abbiamo ottenuto molte informazioni preziose. Preziosissime, incredibile. Allora, mescola media, abilità traffico e termine metria. Le riparazioni alla vettura ci hanno preso un po' di tempo. Ok, vabbè, non fa niente. Mettici la mano. Dove devo metterla sta mano? Ah, bisogna sistemarla, forse è questo che stava dicendo il nostro amico. Sì. Allora, dice... sì, credo proprio di sì. Allora, guai, vediamo Albon, vediamo Tsunoda, Alonso. Vediamo Vettellino, dove va? Vettel si ritira, poverino, grandissimo. Grande Vettel, sei stato un grande. Sì, Vettel, dicono che non ci lo possiamo... Dei premi. Mi faccio una salamella, mi faccio al massimo. Dai ragazzi, facciamo la salamella! Freno e... No Andrea, no, c'è una bella cosa di carne cucinata sui freni. Mamma mia, il massimo! C'è proprio di... Si chiama grigliata alla frenata. Ah, grigliata alla frenata, bella, ci sta, mi piace. Non alla carbonella, alla frenata, mi piace. Con quel leggero, sai quella che i ferro ti lasciano giù quel nero, no? Quel metallo, quello proprio ti dà quel bel metalloso, la bella metallica. Di... Bella, ci sta. Bella idea. Se ti manca ferro, almeno ce l'hai. Pronta in 2 secondi, quello è poco ma sicuro, amico mio. Pronta in 2 secondi, quello è poco ma sicuro. Se la lasci su 3 secondi, già gremata, Comunque Vettel mi dispiace pure a me, il prossimo anno non c'è, si ritira. Sì. Allora, secondo me ha fatto la miglior scelta che poteva fare da pilota, perché si vede che non va più, non ha più le squadre potenti che lo prendono, è solo un tirare avanti prima di farsi dimenticare. Invece uscendo un po' così, secondo me fa bene. Secondo me, anche se comunque è uno dei piloti migliori che c'è, anche, come si chiama? Per la famiglia, dice che si ritira, non so cosa. Ma sì, può dire quello che vuole. Io andrei di non sta vincendo perfetto. Più. Tutte le vetture, e allora avrà. Non so se va perché vuole. Ma sì, certo che lui ci avrà un sacco di soldi, ragazzi, che può comprarci tutti quanti insieme e vivere tutta la vita senza far più niente. Però ovviamente loro, quando sono nei motori, vedete anche il Vale, tutti tengono sempre. Non so chi è che è andato a fare le prove per la NASCAR, l'ho letto oggi, qualcuno che era della Ferrari e della Formula 1 è andato in NASCAR adesso. Cioè loro vivono per... allora che ci regali? Sì, magari. Io vado sempre su... A me me la deve regalare sicuro per le prove, però non me lo regalo.
Io gli ho mandato una lettera a Vettel scrivendo: sei stato un grande, mi spiace un casino, dai, pensa a me. Però non mi è arrivato niente. Non preoccuparti delle gomme, dai il massimo. Per questo test vogliamo assicurarci di essere in grado di tenere il ritmo dei nostri rivali. E il ritmo dei rivali, sì, ho capito, però sta piovendo. Con la pioggia. Eh sì, amici miei, ma sfondare su Twitch vuol dire che devo vivere tutti i mesi di Twitch, eh? Adesso sinceramente stanno arrivando i primi money che manco ci faccio tempo a comprare un gioco dopo da febbraio che sto streamando, vabbè, siamo perdi e non sono ancora arrivati. Aiutatemi facendo pubblicità, dicendolo agli amici, se divento importante, ragazzi, voi siete la mia colonna, quindi certo che penserò a voi. Però devo arrivarci a avere, non so, 400 persone che mi vedono tutti i giorni. Sarebbe il mai sogno, ragazzi, poter giocare con tutta questa gente che mi vede, davvero. Anche perché io, ragazzi, una volta quando facevo i concerti c'erano 100, 200, mamma mia, sì, a 1000 sub mi metto nudo, sì, davvero. Faccio come certe, vabbè, senza far polemiche, certa gente. E prendo una piscinetta e la metto qua in salotto, ve lo prometto. Sì, joystick fuori dall'acqua e gioco nella piscinetta, ragazzi, fatemi 1000 sub. E mi metto a leccare il volante, no. Mi metto a leccare tutto, no, quello, no, che vuoi. No, vuole fare brutto leccare il volante. Sì, per 1000 sub posso anche leccare il volante. Quindi. Ci metto su un po' di Nutella. E vabbè, ci sta. Con la Nutella ci sta. Ah no, con la, non posso dire il nome, con la nocciolosa. La nocciolosa ci sta, Forse ho completato l'obiettivo, stavo facendo lo stupido a parlare di leccare volanti con la nocciolosa, che mi sa che ho completato l'obiettivo, perché non lo vedo più a fare. Lutkao, è sempre marca anche quello, comunque, vabbè, comunque sì, meglio dell'altro. Non perché non voglio fare le... perché vorrei essere pagato per fare pubblicità, dico la verità, anche se sono piccolino, ma magari mi danno un vasetto al mese, gratis, ci sta. Anche quello mi basta. Forse arriverà la moto, Oppure magari tutti gli danno soldi e a me mi riempiono di prodotti. A me sta bene, ci sta, ragazzi. Sono sempre soldi. Giusto o no, Marco? Giusto. O mi danno soldi, mi danno prodotti. Per dire che sta bene, va bene. Sharder dovrebbe sì davvero fare un canale, perché io ho visto gente che fa i canali YouTube, fa i canali sia YouTube che Twitch, amico Sharder, e mentre fa le livree, proprio come la costruzione di fare la livree a tutti, di filmarti tutto, no? E ho visto che c'è parecchia gente adesso che sta facendo così, sai Sharder? Credo che la pista si asciugherà presto, quello sarebbe figo, perché tu, vabbè, lo fai magari in orari un po' strani, però magari senza fare Twitch, che sono live così, dovresti farti video. Tanto è la PlayStation 5 anche te, ti fai video e li monti su YouTube, no? Quello sarebbe interessante, secondo me. Così la gente può vedere il tuo estro, come sei bravo a... Poi te li monti, che magari non fai vedere tutte le cose, i segreti te li tieni, capito quello che dico, no? Ti tieni i tuoi segreti. Non sarebbe male, Ti dico la verità. Perché non ha attivato il DRS, visto che l'ho messo automatico? Va bene, grande gioco, grandissimo gioco. Allora amici, dai. Sono già le 11, ragazzi. Quando Marco le 100 sub per 24 ore in Nürburgring? Ci sta. Sì che me lo faccio. Nürburgring, e mi faccio la settimana dopo anche quello del... io ti dico la verità, sai che volevo fare le 24 ore al... No, al Nürburgring, l'altra che è un po' più tranquilla, alla Sartè. E
però Carla mi ha detto di no, mi facevo dare una mano da lei. Sì, no, perché allora se mi dà una mano che fa Le Mans, bravo, sì sì. Allora, mica si chiama la Sarté Le Mans, mi sembra. Che noia. Lo so, amico mio, però c'è anche lì, eh. C'è anche lì la 24 ore, amico mio. C'ha vinto la Toyota, mi sembra, quest'anno, eh. 24 ore è tosta, nel senso, no, non è male, eh. Ha fatto tutto il weekend a correre. Il Nürburgring devi essere anche più allenato e preparato, secondo me, eh? Perché farti 24 ore dentro lì, dopo due ore che sei lì, che non vedi più una curva a destra e a sinistra, comincia a essere interessante. Invece io farei la Sarté e cominciare con Le Mans e poi finire col botto al Nürburgring. Sarebbe interessante anche questo, a vedere quanto si fa. Credo di sì, però non è detto. Adesso io voglio riparare il mio il mio joystick, voglio riparare il mio pedale, la pedaliera. Così se già sono almeno con la pedaliera giusta, non così magari facciamo che fra 3, 4, 5 mesi o per Natale rendano disponibile il Fanatec su Amazon, così lo posso comprare. E allora a quel punto lì, volante nuovo, un po' più, è bellissimo Gino 123, però sarà sicuramente un po' più serio il Fanatec. Rientra nei 2 metri della linea, ma dai, ma sei serio? Porca loca, aspetta che devo fare 2 metri, va. E allora giocare proprio con una cosa che ha il 100% di affidabilità è un po' meglio, perché così io credo che al volante lo sento perfetto, è proprio una questione di pedali, è proprio una questione di pedali. Ah, ma aspetta, però per fare questo mi avevi detto che devo fare impostazioni, aiuti, sempre completo, ok, così devo fare. Urca, non devo andare oltre 2 metri da sta riga. E lo sapevo che qua sul dritto c'era una linea diversa. Allora ragazzi, io vi ricordo che domani io, Sharder e Kevin... Giro troppo lento, dovrai aumentare... Ok, sì, ma non mi interessa il giro, volevo fare quello lì... Sì, meccanico, stai zitto!
c'avevo una cosa da fare. Il meccanico se ne va. Cazzo parla, sto scemo unito. Cioè dai, stai zitto. No, Charles, stai zitto, sapevo devo fare la cosa. Ah, sì, sì. No, non presto, scaldo. Allora, unità motore, riscaldamento, turbo, tutto è andato, raga. La macchina rocchia. Che macchina della minchia. Allora, a me sta finendo il tempo e mancano ancora 14 minuti, eh? Io spero che me lo cambi lo stesso, anche se manca 12 minuti, o che me lo faccia riprendere dall'altro, ok. Vabbè, insomma, dai, un po' di punti li abbiamo fatti. Io voglio arrivare al livello 30, ragazzi, prima che scada il pass, perché voglio arrivare il livello completo, questo del pass. Così poi ho i soldi, giocando, per comprare un altro pass, il prossimo pass che faranno. Perché comunque è interessante avere il pass. Messaggi. Allora, Alex, ecco il rapporto pioggia. Va bene, Alex, sei stato molto utile. Devo dirti la verità. Allora, no, aspettate un attimo, perché a sto punto le ho fatte tutte. Quindi abbiamo solo questa. Ok, l'importanza... Abbiamo solo una della deportanza ed è pure cannata col 70% delle probabilità. Grandissimo, grandissimo. Vediamo questa. Oh, ce l'ha fatta. Grande, 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 grande. Grandissimo, bravo, bravo, bravo. Ok. Fine sessione. Bravissimo, bravissimo, l'ha fatto. Al mio posto, grande, grande, grande. No, il DRS non ho capito per quale motivo non me lo mette dentro. Scusate un secondo, eh. DRS, Shard si può mettere. Ecco Drogovic, il grandissimo Andrea che tiene a Drogovic. Guardalo lì, Drogovic. Beh, è un bravo ragazzo, è un bravo ragazzo. Oh, il 4% dal flap. Il 19%, 22% dalle EQ. Bella, gli statori. Oh, vediamo un attimo. Il flap posteriore mi toglie il 7% del costo. L'11% dal flap posteriore. Bello. Ci sta, grande Drogovic. Andrea, anche Kevin, ma no dai, ma siete dei baloni, tutti Drogovic, ma no dai, c'è Marco Drums Games, scade che... il ban, raga, eh? E Shard dice che mi banna, sai bene Shard, tutti Drogovic, non Marco Drums Games, povero Marco Drums. Povero Marco Drums. Dai, allora dobbiamo fare il giro veloce. Io non lo qualifiche. Tentativo unico con l'acqua. 3-0 la Juve. Bella TM, grande, grande, grande. Sono contento per te, grande, grande, grande. Vabbè, il calcio sai che più o meno, più o meno, più o meno. Però ci sta, ci sta. Non sapevo neanche che c'era la partita. Ecco perché c'è arrivata poca gente. Devi prendere Schumacher come ho fatto io. Ah, dovevi prendere, amico mio, ormai è iniziato questo, lo finisco, se no davvero non riusciamo mai a finire un campionato. Ti ricordi quando abbiamo preso quello dell'anno scorso, Kevin? Non siamo riusciti a finire uno. Ah, sei venuto sulla Varese, grande, grande, grande TM, dovevi dirmelo. Tanto vabbè, non c'ero, però fa niente, almeno sapevo che eri su. Grande, grande TM, hai visto le nostre valli e i nostri campi in fiore, che meraviglia. Comunque si vive tranquilli qua, cioè, vi dico la verità. Poi, chiaramente, su uno yacht... Non lo so, amico mio, sono a... Cos'è che è questa qua? Miami? Miami, mica all'inizio. Se non sbaglio... Eh sì, il VAR. Eh sì, eh. Varese, VAR. Credo, boh, non so che cos'è il VAR. Boh, non lo so. Sinceramente non lo so. Che cos'è il VAR? Spiegami Andrea che cos'è il VAR, così ti dico se è nato a Varese o no. È quello per... Sarebbe, che cos'è? Sarebbe per quello del calcio quando guardano se è nato in zona. Ah ok, è controllo. No, non credo che sia nato a Varese, amico mio. L'hanno chiamato solo VAR, ma non per Varese. Magari sì, eh. Abbiamo delle grandi industrie qua, ragazzi. Provincia di Varese c'è la Gusta, la...
Leonardo elicotteri, eh? Abbiamo la Ducati, c'era quando a Varese c'avevano gli stabilimenti, avevamo un sacco di vite stratichissime dell'aeronautica, dell'avionica, io faccio pezzi particolari per navi, barche, robe fiche, Tetra, qualche tante altre marche famose, insomma. Però credo di no, a sto punto, vedendo che mi ha spiegato il VAR che cos'è l'amico Marco, non credo che sia andato qua. Però, col bagnato ho fatto primo, mi sta diventando la mia pista preferita a Miami, non ci posso credere ragazzi, no, pista preferita no, però pista preferita no Marco, però non male direi. Le qualifiche sono terminate, quindi rivediamo i primi tre. Agostini, bella, bella. Al 50% sono di difficulty, eh? Quindi ci sta. Potrei anche nel prossimo campionato metterne un po' di più. Facciamo 10 punti alla volta, eh? Grande Drugovic. Drugovic. Tra Felipe Drugovic. Non sembra tanto un cognome brasiliano, eh? Però vabbè. Per il Brasile, quindi ci sta. Andiamo in gara e mi sa che ci salutiamo, ragazzi, perché sto praticamente dormendo in piedi, eh. Domani io vi aspetto pomeriggio, facciamo Farming Simulator Multiversus e domani sera Gran Turismo, eh. Grande rivale Drugovic, sì, ci sta. A me piacciono un sacco i brasiliani, come sai che mia moglie è brasiliana, quindi già li amo come paese e amo anche come personaggi, perché sono molto siamo sulle coste solidali e allegri, eh? L'undicesimo tracciato statunitense, infatti anche io sono già allegro di mio papà, io però anche un po' di questa voglia di vita me l'ha data anche Carla. Autodromo internazionale di Miami, Drugovic, no Drugovic non è brasiliero come cognome, penso che sia più rumeno, albanese o una roba del genere, che probabilmente è nato a vivere là e correre, insomma, magari è anche nato lì. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. Sousa, parliamo un po' di Agostini. Non saprei neanche dirti i cognomi più usati in Brasile, eh? Dovrebbe essere qua mia moglie. Tutti muti quando c'è Marco Drumsgames. Lewis Hamilton. Come pensi che i piloti eviteranno lo stress del pregara? Marco, tutti muti, vero? Immagino che comincino a sentire l'adrenalina al pensiero di approcciare la prima curva. Tutti muti, Marco Drums fa così. Tutti muti quando c'è Drums. Oh, dai, prima. Fate il bordello. Tre, pregara, hai ragione, Zaneboy, grandissimo. Dai gas, che c'è Drugovic dietro, porca loca, ha tirato lunga la prima. Grandissima curva di Marco Drums Games. Oh! Russell, non l'ha mandata a dire nessuno, eh. Russell ha provato a passare, ma Russell gli abbiamo già dato la pagata. La pagotà. Non so che cosa vuol dire, però ci sta. Faceva rima. Grande inizio di Drums. Vai. Cerchiamo di dargli via un po'. Loro sono tutti presi, tutti in gruppo, magari riescono a sbagliare o si danno un po' di fastidio l'una con l'altra. La curva che non è una curva. Bravo Zaneboy, grandissimo. Oh Zaneboy, facciamo una bella live con non frena l'auto. Mi sono venuti addosso, ragazzi, imprevedibile sta gara, incredibile, piena di colpi di scena con Dean Light, no, com'è che si chiama? Day by Dean Light, boh, non so mai come si chiama il cavolo di gioco. Facciamo una live insieme, grande stanno voi, io magari domani o dopodomani. Vediamo se è tutto a posto. Sì, il mezzo mi sembra a posto, anche se mi ha dato una bella legnata, eh? Sembra che è tutto a posto, ragazzi. Oh, però non frena, ragazzi, non frena più la macchina. Come mai non frena? Non dirmi che si è tolto... Ah, 55... Va bene, dai, domani organizziamo, Zane, grande. Dai, così almeno l'ho già detto stasera. I nostri amici che ci sono domani pomeriggio vogliono vedersi un po' di DVD.
lo possiamo fare grande a grande voce. Eh sì, bravo. Certo che gioco con te, amico mio. Più che amico mio, figlio mio. Grandissimo. Ciao ragazzi, come state? Cacchiarola, sto tirando lungo le curve. È la gara che mi sta rendendo nervoso. Miami non l'ho mai vinta. Sento un po' nell'aria la vincita. E anche un po' di puzza di Avion, che è il carburante che usano gli aerei, perché mi è appena decollato un aereo sopra il tetto, quindi sento un po' di puzzetta dopo dell'avio. Bene ma non benissimo, sì, infatti ci abbiamo tutti i tetti neri. Era bellissimo nell'anno della pandemia che non c'erano aerei, non ce ne partiva neanche uno, pochissimi proprio. E ci sono sopra. Sì, sopra. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Tu pensa che dove lavoro io riesco a leggergli sotto le pance cosa c'è scritto? Basso. Sopra la pista proprio. A un chilometro in linea d'aria, due chilometri in linea d'aria dove lavoro sulla pista. Quindi praticamente gli leggo tutto quello che c'hanno scritto sotto. E la cosa che fa più assurdo è che quando piove, che vanno giù al contrario, che li fanno atterrare dove decollano, perché la pista funziona così per i venti. Scaricano più merda, più carburante, più inquinamento quando vengono giù che quando salgono, che sono pieni motori, perché probabilmente a pieni motori viene bruciato tutto il combustibile, invece quando vanno giù no, inquinano molto di più. Poi ho parlato anche che qua nella mia zona ci sono un sacco di piloti, no? E quindi parlavo con loro e mi stavano dicendo anche un po' di questo caso. Poi sono andato 5-6 volte a vedere gli aerei giù parcheggiati con loro, le cabine, una cosa un'altra, c'erano anche zii parenti che lavorano in aeroporto. Dico, adesso praticamente sono quasi tutti dati in pensione e non conosco più nessuno che lavora, tranne qualche amico e qualcuno che veniva a scuola con me, ma più a duty free o roba del genere che sugli aerei. Come l'amico Andrea, c'era un paio di amici che venivano a scuola con me, che sono al duty free. E comunque, l'orca loca, l'anno di pandemia aveva pulito tutta l'aria, ragazzi, tutto quello che c'era, l'inquinamento, le schifezze, che siamo rimasti tutti a casa. Ho fatto un bel restyling al clima. Purtroppo con delle conseguenze che non ci dovevano essere, però se parliamo solo del clima ha fatto un bel lavoro. Oh caspita, come l'ho tirata sta curva? Vediamo se riusciamo ad arrivare ai millotti, ai 1000 gradi, dai. I 1000 gradi in fondo qua. Credo proprio che qua ce la facciamo, eh. Perché è un bel rettilineotto da 300 passa all'ora. Guarda, sono scesi a 200 gradi, 200. Vediamo quanto vanno. Ah, 1000. Passano i 1000. Ma i freni delle Formula 1 sono carboceramici, ragazzi? Sì, ne? Sono come quelli che mettiamo noi sulle GR3 e le GR4 in Gran Turismo, i carboceramici della Brembo o della Carbon Industry, credo che sia l'altra ditta che fa freni a livello mondiale strafichissimi, come la Brembo. La Brembo è una ditta che c'è qua vicino
a Bergamo, e qui vicino a casa mia, infatti quando passo il chilometro rosso la becco sempre, è alla destra dell'autostrada per andare verso Venezia. Sì, un'ora da casa mia, quando arrivo a Bergamo, c'è il chilometro rosso, si chiama, c'è tutte le macchine parcheggiate fuori, quelle che fanno le modifiche, e c'è la Brembo. Poi adesso non so dirti se è proprio tutta la fabbrica o solo dove montano gli impianti, o non sono mai andato a vederlo. Poi tra l'altro c'è anche lì davanti, c'è anche la fonderia, che adesso le hanno cambiato il nome, ma prima era la... Come si chiamava la fonderia di Bergamo? Mamma mia, che vuoto di memoria. Che vuoto di memoria, ragazzi. Faceva tubi in acciaio, filo. Là. Madonna, non mi ricordo più. Era una fonderia gigantesca, comunque. Adesso l'ha rilevata una società straniera. Che vuoto di memoria. Non mi ricordo più. Ma ti giuro, hai appena vinto la tua seconda gara, fonderia, poi io lavoro nel metà. Là? Pilota del giorno e tutti muti! Allora, aspetta che vado... Lo so, però sto andando... Parliamo di questa vittoria, cosa ha fatto la differenza? Sto andando a vedere su Wikipedia come si chiamava. Hanno applicato la strategia migliore, la più adatta alle condizioni del tracciato. E il pilota è stato impeccabile nell'eseguire alla perfezione gli ordini di scuderia. La dimostrazione lampante di come in Formula 1 il gioco di squadra sia tutto. Ecco i primi che si fanno strada verso il podio per festeggiare un'altra fantastica giornata di Formula 1. Autostrada. Incredibile, che non riesco a trovarlo neanche su internet. Agostini aumenta il suo vantaggio nel campionato. Scopriamo in che modo questo finale ha modificato la classifica piloti. Dopo questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? Direi Agostini. Ha effettuato una splendida rimonta. Non è facile farsi largo nel gruppo in quel modo in Formula 1. Gran bella gara. E passiamo ai costruttori. Gli attuali leader della classifica continuano a estendere il loro vantaggio. Nel frattempo la Ferrari ha migliorato la propria posizione. Ottimo weekend per questa scuderia che avanza in classifica. Bello weekend. Andiamo a vedere gli highlights. Non riesco a beccarlo. Ma com'è possibile che non ci sia? Boh,
sai che l'avrò visto 70 volte, come si chiamava quella ditta lì, e se lo dico tutti lo sanno, perché era una fonderia che era conosciuta, faceva i tubi, faceva. Adesso è stata presa da una straniera. Sì, infatti, poi domani mentre sto guardando Fiorellini salta fuori il nome della fonderia. Ok ragazzi, allora io vi ringrazio, vi saluto, il grande Drugovic. Grandissimo Drugovic. Drugovic è un grande, sì sì, mi sta simpatico anche a me ragazzi, comunque. Primo perché è brasiliero, poi l'ho scelto io come compagno, quindi deve essere... Ciao amico mio, ciao Andrea. Allora Andrea, domani se ci sei facciamo quello che abbiamo detto con Andrea, con Kevin e il mitico Marco. E se non ci sei ci vediamo domani sera con Gran Turismo 7. Ok, grazie Kevin, grazie a tutti i ragazzi che siete stati con me, anche se stasera siamo pochi, ma diciamo pochi ma buoni. Allora, l'evento marketing. Allora, Max è un pilota eccellente e difficile, non vedo l'ora di sfidarlo. Max, Leclerc o Gasly? Beh, stiamo un po' coi piedi per terra. Domani esco un po', ne ho bisogno, ci aggiorniamo. Va bene amico mio, va bene. Tu segui sempre il perché mercoledì vado in montagna se non piove, domani sto a casa e dovrei andare in palestra ma non lo so perché non ci voglio. C'è una fame, no, ragazzi. No, palestra devi andare. Lo so che dovrei andare. Dai, andiamo con Max Verstappen, una bella sfida, rivalità con Max Verstappen, ragazzi, incredibile come ha fatto Marco Dramos a fare una roba del genere. L'hai gestita bene, grazie. Adesso vediamo che Marco si ritira. Rivalità con Max Verstappen è stata un po' un azzardo, vi dico la verità, sì. un po' un azzardino, Alettoni, vediamo un attimo, condotti ventilati, ah dai, andiamo con Lala, ok, probabilità di guasto 40%, mi piace molto quando il gioco mi dice che si guasta di brutto la mia macchinina, mi piace veramente tanto. È veramente, oh, vedi, migliorie, le candele, dai, ma c'hanno ancora le candele sti motori, davvero, c'hanno ancora le mente, incredibile sapere che c'hanno ancora le candele, vabbè. Dai, miglioriamo i materiali, ok, qui il team di sviluppo sta andando alla grande, noi ci vediamo domani, amici miei, ringrazio Sharder, grazie Marco, grazie della compagnia. Questo niente, è il mercato dei notte, amici. Da qui bella lì, grandissimo. Notte anche a te, Marco. Notte a tutti. Allora, ragazzi, noi ci vediamo domanis con un sacco de giochis. Ok, grandi, grandi, grandi. Ciao, amici. A domani. Notte, ciao. Notte, notte, amico mio.